di Massimo Gaggi. In una settimana l'uomo più ricco del mondo ha usato la sua influenza per proporre scenari che hanno raccolto gli apprezzamenti dei regimi di Mosca e Pechino. Elon Musk ha parlato con Vladimir Putin prima di proporre, pochi giorni fa, un piano di pace per l'Ucraina vicino ai desideri del Cremlino? Lo sostiene il politologo Ian Bremmer, che avrebbe avuto la confidenza dal fondatore di Tesla e SpaceX, ma Musk ora nega, dice di aver parlato solo una volta col presidente russo, 18 mesi fa. Fatto sta che in una settimana l'uomo più ricco del mondo ha usato la sua influenza di genio delle tecnologie e di figura di culto con oltre 100 milioni di follower su Twitter, per proporre scenari per l'Ucraina e Taiwan che hanno fatto infuriare i governi di Kiev e Taipei, raccogliendo, invece, gli apprezzamenti dei regimi di Mosca e Pechino. Perché questi passi apparentemente sconsiderati? Oltre a grandi capacità ingegneristiche, Musk ha sicuramente anche tratti narcisistici e il desiderio di fare l'influencer politico a tempo perso. Nel caso della Cina, poi, non si può dimenticare che lì Tesla ha la sua fabbrica più importante, costruita con grandi incentivi pubblici. Ma nelle sue parole c'è anche l'eco di una convinzione diffusa da decenni nella Silicon. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!